timidi segnali di ripresa economica cominciano a manifestarsi in Calabria. E quanto è emerso dal rapporto sull'economia della Calabria, presentato dalla Banca d'Italia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. I dati si riferiscono allo scorso anno e, nonostante la crisi ancora in atto, negativo il fatturato dell'industria, dell'export, del settore delle costruzioni, del terziario e del turismo, lo studio ha registrato un più 0,8% per quanto riguarda il livello occupazionale. Allora, i dati rilevanti, io vorrei sottolineare quelli in positivo, e sono sicuramente quello dell'occupazione, che dopo una serie di cali e di contrazioni che hanno determinato la perdita di 70.000 unità, invece registrano un indicatore positivo più 0,8%, facendo risalire il tasso di occupazione al 39,3%. Sicuramente siamo molto lontani dal recuperare i valori occupazionali del periodo pre-crisi, ma comunque si registra un'inversione di tendenza. E quello che io, i dati che sottolineerei, è quelli che dimostrano proprio l'aumento del divario, cioè si stanno ampliando nel tempo le divaricazioni. E per esempio, una cosa che secondo me deve fare un po' preoccupare è la quota delle famiglie al di sotto della soglia di povertà, che in Calabria ha raggiunto una quota vicina al 20%, a fronte di valori nelle varie regioni italiane variabili tra il 4 e il 9%, quindi più del doppio che nelle altre regioni. Si può parlare quindi di un cauto ottimismo, dal quale pare stia scaturendo del fermento imprenditoriale, soprattutto nei più giovani, i quali si stanno lanciando sempre più nello start-up di imprese innovative in settori diversi, ma prevalentemente nell'informatica, nella comunicazione e nei servizi.